Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Oggi vi porto una nuovissima duplicazione, ragazzi. Non è massiva, bisogna fare ogni volta dei piccoli step. Ma iniziamo con il glitch. Requisiti, ragazzi, ci servirà l'attico di lusso con all'interno una Issy e il veicolo per bloccare le portiere, ragazzi. Poi ci servirà il Knight perché ci servirà lo Speedo. Dopodiché vi dovete richiamare il com, ragazzi, prima di iniziare il glitch. Quindi a questo punto fate salire il vostro amico su un qualsiasi veicolo vostro, ragazzi, ed entrate nel parcheggio del casinò. Una volta che siete nel parcheggio del casinò, mi raccomando, mettete sui veicoli l'accesso solo a passeggeri, ragazzi, se no il glitch non funzionerà. Quindi una volta che avete messo passeggeri sull'accesso veicoli, possiamo far salire il nostro amico sul veicolo e dirgli di non muoversi da lì per nessun motivo. A questo punto, ragazzi, noi ci dobbiamo dirigere al Knight. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, ragazzi, per essere aggiornati sui migliori glitch di GTA 5 online. Se vi serve un account moddato o aggiunti dell'Axo, non esitate a contattarmi. Iscrivetevi all'evento che ci sarà questa o la prossima domenica, ragazzi, dove il primo classificato alla gara vincerà 50 milioni sul suo account, ragazzi. Quindi una volta che siamo arrivati al Knight, entriamo nel piano 1, ragazzi, il piano dove c'è lo Speedo. A questo punto saliamo sullo Speedo, ragazzi, e una volta che siamo sullo Speedo schiacciamo una volta freccia destra, attendiamo che si accendano le luci e il motore, e a quel punto schiacciamo il menu di pausa e rimaniamo circa 5 secondi nel menu di pausa, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questo step, scendiamo dal nostro Speedo Custom e usciamo dal Knight. Dovremo prendere di nuovo lo Sparrow o il Buzzard, se usate il CEO, ragazzi, e tornare al casinò. Io adesso vi taglio la clip, non vi faccio vedere tutta la strada. E una volta arrivati al casinò, ragazzi, entriamo nel nostro garage dell'attico di lusso. Vi ricordo che all'interno dovete mettere almeno un veicolo per buggarvi e la Issy da duplicare. Quindi a questo punto saliamo sulla Issy, ragazzi, e la mettiamo in questa posizione. A questo punto, una volta che avete la Issy appoggiata al palo in questa posizione, scendete dal veicolo e andiamo a prendere la LG, ragazzi. A questo punto prendiamo la LG e la mettiamo a fianco alla Issy per coprire la portiera, in tal modo che quando dovremo uscire con la Issy ci faccia entrare dentro la Issy e non dentro la LG. A questo punto scendete dalla LG, ragazzi, vi mettete davanti alla Issy e schiacciate triangolo o Y per vedere se vi teletrasporta all'interno. A questo punto vi mettete di nuovo in questo punto, schiacciate triangolo X se siete da PS o Y e A se giocate da Xbox e lo schiacciate assieme. Se vi fa l'animazione che per un secondo siete nella Issy e uscite poi con la Issy, vuol dire che il glitch sta funzionando, ragazzi. A questo punto dovete richiedere il veicolo da sacrificare, ragazzi, in modo che la nostra targa cambi, perché sennò il glitch non si concluderà e quando entreremo nel com, ragazzi, la macchina despawna. Quindi a questo punto andate sul meccanico e richiedete il vostro veicolo da sacrificare. Io, ragazzi, userò una dell'Axo in tal modo che le Issy andranno a valere 3,8 milioni, ma voi, se avete dei veicoli originali che vi siete comprati dal sito di Legendary o qualsiasi altro sito di GTA, ragazzi, potete usare anche quei veicoli, e alcuni veicoli che noi sacrificheremo ci darà la possibilità di vendere la Issy a un prezzo maggiore, perché si cumulerà il prezzo del veicolo più quello della Issy. Quindi, ragazzi, una volta che abbiamo richiamato il veicolo da sacrificare e abbiamo aspettato circa 10 secondi, gli diciamo al nostro amico di scendere dalla moto. A quel punto aspettiamo qualche secondo ed entriamo dentro il nostro com.
Sbadabam, regà, avremmo duplicato la ISI. Adesso la riportiamo dentro il casino, ragazzi, oppure la potete lasciare anche lì se continuate a duplicare, perché in automatico si sposteranno da sole, regà. Detto ciò, ragazzi, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetevi agli eventi che organizziamo la domenica, ragazzi, e sbadabam, al prossimo video, regà, buona visione.